sono dei finger food, ci sono degli aperitivi, tante location mettono piattini e quelle, quella. In realtà non sarebbe così. Il menù della giornata è stato un costino al salmone marinato con del burro ed erba cipollina. In pratica viene marinato sale e zucchero per due giorni, tipo, dipende dalla grandezza della tipologia del pesce, del salmone. Proseguiamo con un involtino di zucchine, noci, e in pratica è un involtino di vegetariano. Possiamo farlo con zucchine, melanzane, peperone, e della ricotta all'interno lavorata con parmigiano e noci, passata in farina, uova e pane, poi classica fritta tipo alla milanese. Proseguiamo con un mojito all'uva ghiacciata, viene sezionato il chicco dell'uva a metà, viene eliminato i semi, viene congelata e poi viene addizionato con il classico beverage del mojito. Un entrée, in pratica un sorbetto per dividere carne e pesce in maniera insolita, accattivante, leggermente alcolica. Poi abbiamo preparato dei finger dolci che consistono in una pralina di riso croccante con arancia candita e birra nera caramellata. Una pralina servita con della birra nera in riduzione caramellata e delle fragole o del lampone sia per colore che per acidità. Poi abbiamo un cremino alle amarene, il composto in pratica del crème caramel e crème brûlée, uovo, latte e zucchero, cotto a 85 gradi a vapore in forno e poi caramellato e servito con delle amarene. Un cremino e due cioccolati consiste nel sciogliere a microonde cioccolato e pasta alle nocciole, li uniamo. In pratica facciamo un doppio strato, un bicolor, diciamo, di cioccolato bianco e fondente. È una maniera insolita per servire delle praline, dei cioccolatini, anche se non si possiede una temperatrice o un laboratorio di pasticceria molto attrezzato. Per me Sogegros alla fine è un po' una famiglia, ma la base di tutto, quello che ci lega, il discorso delle persone a parte, e la qualità. Qua riscontro freschezza e qualità della materia prima. È alla base dell'etica professionale, perché altrimenti non ha motivo di esistere un binomio vincente tra professionisti. La qualità degli ingredienti è la base per eccellere in cucina e anche in pasticceria, perché non dimentichiamo che la cucina è notevole con dei grandi ingredienti, sia freschi che anche c'è del buon congelato, ma in pasticceria lo è ancora di più, perché dei prodotti freschi in pasticceria vogliono dire profumi, odori, consistenze notevoli. Beh, l'area didattica di Sogegros è un ambiente dove si sperimenta, si studia, dove c'è dove ci sono delle lezioni, dei corsi, dove ci sono degli chef che presentano le loro preparazioni, dove c'è proprio uno studio della materia prima. Non dimentichiamo che anche un food cost, parliamo di business a livello ristorativo, è importante tenere un food cost tra il 20 e il 30%, come ho già detto in lezione, è una cosa positiva. Magari possiamo fare delle bellissime ricette, però ci dimentichiamo del rapporto che c'è tra costo e guadagno, il discorso già comincia a cadere. Inutile partire da un prodotto più o meno di qualità, ma senza il giusto rapporto qualità-prezzo e anche guadagno. Per cui si parte sempre dalla qualità e freschezza della materia prima, però dobbiamo fare anche un calcolo economico. Purtroppo l'economia entra nel nostro lavoro ed è importante non sottovalutare questa cosa. La Liguria è una terra simpatica, e molto seria, molto professionale, ci sono delle ottime persone, degli ottimi professionisti, ho anche qualche amico, per cui volentieri.